Ciao a tutti carissimi amici e amiche. Sto per andare a registrare la sesta lezione di magia teorica. Vedete? Ho messo il nostro simbolo glorioso, eccolo qua. Eccolo. Allora, apro questa diretta perché volevo soltanto avvertire il nostro gruppo spirituale che sto vincendo grazie a voi. Non posso riferirvi i dettagli della faccenda, però sto vincendo, ma non c'era neanche niente da, diciamo, da vincere. Si trattava soltanto di essere rispettata e non calpestata, tutto qua. Niente, c'è da dire che hanno puntato una pistola contro di me, ma io ho risposto con una mitragliatrice, con una mitraglia, con un bazooka. Allora è chiaro che una pistola contro un bazooka non poteva vincere. E poi sono stata attaccata io non ho attaccato nessuno. Quindi per forza di cose, alla fine tutto doveva volgere a mio vantaggio. Cioè, ma era chiaro che finiva così. Non vi posso dire i dettagli. Non è giusto perché va bene, comunque vedete che sono in forma e sono contenta perché appunto la cosa si risolverà favorevolmente per me. Quindi io però di questa mia vittoria voglio ringraziare anzitutto tutti voi che mi siete sempre stati vicini. Ecco, poi i dettagli ve li fornirò poi dopo, dai, se no oggi faccio un altro casino. Le cose stanno volgendo positivamente. E niente, io volevo ringraziare tutti voi che mi siete stati vicini, continuate a starmi vicini, mi raccomando, e a fare il tifo per me, mi raccomando. E niente, vi voglio tanto bene, vi voglio tanto bene, io lo sapevo alla fine che avremmo vinto, lo sapevo. E sono veramente felice, emozionata, tranquilla e contenta. Avete visto, ieri ero così, ma mi ero commossa, cioè stavo così perché mi ero commossa. Ma già ieri stavo bene, lo sapevo alla fine che le cose poi sarebbero andate a mio vantaggio. Il nemico se la sta facendo sotto. Come basta, non dico nient'altro. Mi fermo qui se la stringo. No, perché poi mi vedono ridere, cercano di attaccarmi ancora. Cioè, ma voglio dire, ma cioè io non gli ho fatto niente, quindi perché, insomma, era chiaro, no? Che voglio dire, quando uno fa qualcosa a un altro che non gli ha fatto nulla, guardate che più delle volte va a finire male, per quella persona lì. Esoterismo o no, insomma, è così che vanno alla fine le cose. Cioè, non sempre le ingiustizie poi alla fine arrivano, ecco, per fortuna, ecco, volevo lanciare questo messaggio positivo, ecco, che ecco questo. Non posso dirvi altro, però vi volevo ringraziare. Ho aperto soltanto per ringraziarvi. Sto per andare a girare un video nei boschi e vedete, mi sono vestita per l'occasione il nero, che è il nostro colore e il nostro simbolo glorioso. Il nostro simbolo, il pentagramma. Il pentagramma stupendo. Quindi, se avete il pentagramma anche voi e l'avete consacrato seguendo i miei insegnamenti nel video apposito, ogni tanto baciatelo che a lui fa piacere. Baciatelo e ringraziamo sempre gli dèi, ringraziamoli, perché gli dèi sono come noi siamo dèi, quindi ringraziamo gli dèi. E niente, qualche saluto, poi vado che devo andare a registrare il video. Allora, se maledizioni hanno colpito, sì, hanno colpito Mario, sì, non... Magari poi via via da vicenda, magari la chiarisco in privato, perché sennò in pubblico, davvero, in pubblico potrei avere dei problemi. Per questo ho levato i video, perché proprio, no, non perché avessi dei problemi io, ma perché veramente sono disperati. D'altra parte sono disperati loro, quindi fanno pena loro, non io adesso. Quindi per quello, ecco, per quello. E sì che hanno avuto, perciò volevo dirvi che certo, poi molte di voi, Lilith Immacolata, Carmen Ametista, hanno fatto proprio dei rituali di protezione anche per me, ecco, e tante altre anche, le quali però mi hanno detto no, vabbè, dai, noi non ci nominare perché non sono neanche su Instagram, quindi è giusto, le conosco con il loro nome e cognome, è giusto che... Però in tante e tanti mi avete aiutato. E quindi io sono qui per ringraziarvi di cuore. Voi sapete che quando avrete bisogno d'aiuto,
voi lo sapete che io ci sono per voi, come voi ci siete stati per me. Io ci sono e ci sarò sempre per voi, sempre, sempre, sempre. Quindi era questo che volevo dirvi, perché io conosco il valore della gratitudine, la vostra catena di solidarietà e di amore. Qui stanno arrivando tanti messaggi, si sono tutti felici, stanno festeggiando, stanno festeggiando, stanno festeggiando. Non posso entrare nel merito, perché le cose ancora è solo l'inizio, ma è bello concreto della nostra vittoria. Bene, e niente, quindi io niente, vi posso dire che tornerò a testa alta a lavorare, quasi si inginocchieranno. Mi ringrazieranno. Vabbè, basta, 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 non dico altro, non dico altro. Non dico altro e qualche saluto. Qualche saluto. La bisbetica, sì, sorridi, ti voglio bene. Grazie Piera, grazie, ma stanno andando bene, adesso le cose, Piero. Piera, sai, la strizza, non io, no? La strizza. Poi magari in privato ti racconto, Piera, magari. Ora vado a registrare il video, poi ti racconto in privato. Veronica, ciao. Barbara, ciao. Adesso, carissimi, è ora per noi adesso veramente di raccoglierci nei nostri studi e nelle nostre pratiche. Sappiamo di essere forti, sappiamo di essere potenti, anche perché noi siamo dalla parte della giustizia, ecco, quindi da parte della giustizia, però a volte anche i giusti vengono calpestati, ma noi non veniamo calpestati, ecco, era questo proprio che ci tenevo a lanciarvi questo messaggio. E niente, quindi adesso per me è il momento di continuare il mio lavoro, vabbè, non soltanto quello che poi farò a scuola, vabbè, quello, però anche le mie attività esoteriche e le mie pratiche, e di divulgarle. Questo posso farlo, ecco, quindi di ballare non lo farò più, quindi ballare in modo discinto, con scollature o altro, no, pazienza, neanche ballare tutta vestita, non ballo, pazienza. Se voglio ballare andrò in Versilia dalle mie amiche, probabilmente varie volte quest'inverno, e ballerò in Versilia. Non dico il nome del locale, se non mi fotografa anche lì. Ballerò da privata cittadina il sabato sera insieme ad altre persone toscane, amiche. Ecco, penso che questo lo posso fare e non lo riprenderò su Instagram. Non lo ripeterò alle mie amiche di non riprenderlo neanche su Facebook. Ecco, quindi però le pratiche esoteriche, i video esoterici, pare non ci siano problemi, quindi posso continuare a farli. Quindi è tempo di, meno male, è tempo di, quindi per me di continuare i miei studi. Sto per andare a registrare un video sugli spiriti terrestri o imperfetti, sulla differenza tra le apparizioni e le visioni. Parlerò anche di estasi, che non è solo l'estasi mistica, quella dei santi cattolici, l'estasi che permette di entrare con gli spiriti di vario tipo, ecco. Poi, siccome tanti amici mi hanno chiesto sapete quel video che avevo fatto di Allan Kardec, praticamente sul libro degli spiriti, dunque, lì avevo parlato troppo velocemente, ero emozionata, era il mio terzo o quarto video. Siccome ho un'altra edizione di quel video in cui parlo più lentamente, sempre un'edizione vecchia, invece di eliminarla, la metterò a grande richiesta. Va bene, quindi i prossimi video saranno veramente molto esoterici, su quelli nessuno ha avuto nulla da ridire, meno male, perché c'è libertà ancora di pensiero spirituale, meno male, perché veramente, altrimenti veramente. E quindi niente, io vi parlerò appunto di questo video degli spiriti, anche delle larve, degli spiriti terrestri e di come influenzano la nostra vita. E poi forse farò anche un discorso su un talismano potentissimo, che è il talismano di Iside. Il talismano di Iside, devo andare perché tra poco, se no è buio, non posso registrare. Il talismano di Iside è il talismano che tutti noi possiamo creare avendo un quadrifoglio. Il quadrifoglio si trova nei boschi. L'ideale sarebbe poi magari farselo cesellare da un orafo in argento oppure in platino, ma il platino costa troppo, e andrebbe cesellato un lunedì di plenilunio dalle 9 alle 11 di sera. Quindi dove andiamo a trovare un orefice che dalle 9 alle 11 di sera di un lunedì di plenilunio ci fa questo talismano di Iside?
non è, cioè, è difficile, però se noi troviamo un quadrifoglio, e non è difficile trovarlo in questa stagione, io ne ho tantissimi qui sotto, e lo teniamo con noi, quindi il primo che vediamo in questa stagione, e lo teniamo con noi, lo mettiamo in mezzo a un libro, magari possiamo poi collegarlo alla nostra invocazione, no? A un dio o una dea, e questo talismano tenuto lì in mezzo al libro, e se andiamo poi a ritoccarlo nei momenti di difficoltà, ci ricordiamo dove l'abbiamo messo. E lo tocchiamo a mani chiuse, ripetiamo l'invocazione. Questo l'ho creato io, questo procedimento, questo rituale. E potrà esserci utile, potrà esserci utile per varie situazioni, ecco, per situazioni di difficoltà. E dunque, io sì, penso di collegare al discorso degli spiriti poi anche questo discorso del talismano di Iside. Va bene, un saluto a tutti, io vado a registrare il video, sono contentissima, vedete? Allora, vanno bene le idee greche, perfetto, ma certamente che vanno bene, certamente, ecco, sì, Venere, Atena, Marte, poi vabbè Giove, il padre degli dei, anche benissimo, Apollo, certo, e Erika, Jorg, ora parte, no cara, non parto perché devo andare, se no iniziamo adesso col discorso, devo andare, ciao Crazy Cristi, ciao cara, ciao Memelia, sono contentissima, sì, sono sempre eccezionale, è vero Memelia. È vero, lo ricordo, lo ricorderò, certo che le forze, no, perché tutti, no, quando poi entrano in mezzo loro, chi naturalmente ha la coscienza sporca, si viene la srizza, chi ce l'ha pulita, no, ci va, chi invece ha la coscienza sporca, sapete, quando sente parlare di loro, beh, quindi sì, Memelia, sì, Memelia, hai intuito qualcosa tu, Memelia, Fatti, ti seguo sempre, bravissima, ciao, ciao Nico, ciao Francesca Melocchi, sì, sto benissimo, cara, sto benissimo, perché sai, quando, cioè io preferirei, credetemi, una vita tranquilla, però se non me la danno e sono vittima di ingiustizia, io mi devo difendere, no? Voglio dire, e quindi, però mi hanno anche detto, sì, ma se ti puntiamo una pistola, tu ci metti contro un cannone o una mitraglia, e certo, cioè io non faccio niente a nessuno, però se loro mi fanno così, io gli faccio così, cioè, voglio dire, proprio per questo. Devo fare una cosa e gli faccio 5 volte tanto, cioè, ma mi sembra giusto, no? Cioè, mi sembra giusto, vero? E perché così? Perché se mi attaccano ingiustamente, oltretutto poi lo vedono, no? Quindi spero che la smettano adesso, che mi lasciano in pace. Ecco, perché dopo aver visto, no, varie volte come gli va, speriamo che adesso la smetteranno. Allora, sei fantastica, grazie, ma voi siete fantastici, perché se io supero sempre tutto, il merito è vostro, il merito è vostro più che mio. Davvero, il merito è vostro. Perciò abbiamo tanto, perché mi aiutate tantissimo e perciò io cerco di aiutarvi, perché è reciproco, no? È reciproco. Allora, Fede Costoli, ciao, ti vogliamo bene, batti anche io. Farei altri video ASMR, quelli delle novelle erotiche le ho dovute levare, però altri video ASMR, sì, domani stesso, domani mattina ne voglio fare alcuni, ma certamente pare che li possa fare, basta che non legga le novelle, i racconti di Henry Miller o di quella Giuliana Azzolini, come si chiamava, quell'altra scrittrice erotica, che però anche quella a me sembra sinceramente un'ingiustizia, cioè, perché non è che dica delle parolacce, cioè, quindi voglio dire, però non lo posso fare, va bene, neanche se lo vieto i minori, non lo posso, pazienza, non lo farò, li farò quando andrò in pensione dall'insegnamento, quando sarò vecchia, a 70 anni, del mio belle erotiche, le farò così, non le posso fare ora, le farò a 70 anni, ecco, quando sarò in pensione, Allora, chi ancora partecipa? Ciao, ciao, ciao. Ti amiamo. Anche io vi amo, anche io Mario, anche io vi amo. E la prova ne è che io esco sempre vincitrice e riesco poi ad avere ragione, ad avere giustizia. Cioè, si tratta di avere giustizia, cioè, non è che io voglia prevaricare gli altri, sono gli altri che vogliono prevaricare me. E io si tratta di avere giustizia, cioè, nient'altro che questo, nient'altro che questo. Un bacio a tutti, devo andare a registrare. A presto con nuovi video esoterici. Ciao a tutti, voglio leggere l'ultimo commento, mi dispiace lasciarvi. Ciao Piera, ciao. Un bacio Piera, ti voglio bene Piera. Voglio bene a tutti voi. Avrei voluto te come insegnante, cara Sardigna. Sì, ma i ragazzi infatti per la maggior parte mi amano, eh. Ah, colgo l'occasione per dire ai ragazzi questa volta in modo carino. Ai ragazzi che hanno ancora la diretta, ragazzi, levatela. Ragazzi che avete ancora la mia diretta, cancellatela, mi raccomando, cancellatela, anche se non c'è niente di male, però siccome io non voglio che voi l'abbiate, non vi porta bene, ecco, quella diretta, quindi colgo l'occasione ancora una volta, detta in maniera
più cortese di ieri, i ragazzi e le ragazze che hanno ancora la mia diretta cancellatela perché se no vi porta sfiga, va bene, si può dire così? Ok, bene, così ho detto anche questo. Allora, Cristi Cristi, ciao, ciao, vado nei boschi, vi benedico tutti, ciao, vi voglio tanto bene, grazie, grazie di tutto quello che avete fatto per me, grazie, io davanti a voi mi inchino. Davanti a voi mi inchino umilmente e vi ringrazio ancora una volta, perché ricordate che siamo tutti uguali, fratelli e sorelle. Un bacio a tutti, ciao!